Prima puntata della nuova trasmissione reality condotta da Lucci. Nella trasmissione, un cantante neomelodico catanese ha usato parole offensive parlando di Falcone e Borsellino. La RAI adesso ha avviato un'indagine interna, dopo un post pubblicato su Facebook da Paolo Borrometti, giornalista sotto scorta per essere stato bersaglio di un'aggressione e di intimidazioni. Ha riacceso appunto le polemiche. Scrive: vedere insultare in un programma RAI Falcone e Borsellino o sentire inneggiare ai clan che vorrebbero realizzare attentati mi lascia esterrefatto, scrive Borrometti. Dopo la bufera, le scuse delle aziende, quello che è avvenuto è inaccettabile e non può e non deve accadere, è quanto afferma una nota dell'amministratore delegato della RAI, Fabrizio Salini, dopo la puntata di reality andata in onda mercoledì su RAI 2. Ma cos'è successo? Facciamo un passo indietro. Esordio del programma, prima puntata, i protagonisti erano due neomelodici, Leonardo Zappalà, 19 arti, in arte Scarface, presente in studio, e Nico Pandetta, detto Tritolo, nipote di Turi Cappello, boss condannato al carcere a vita per reati di mafia. Aprendo una parentesi, se la televisione di Stato, la TV pubblica, per fare ascolti e battere la TV commerciale o battere le altre reti, invita Leonardo Zappalà, 19 anni, in arte Scarface, lo sfregiato Scarface, e Nico Pandetta, detto Tritolo, nipote di Turi Cappello, condannato al carcere a vita, e gli fanno delle domande, ma vorrebbero sentire delle risposte di un livello culturale molto alto, risposte filosofeggianti, oppure non so, non sono intellettuali, non sono, sono persone, ragazzi, ragazzi di un certo tipo. Quindi le risposte, ovviamente, sono di un certo tipo. Che cosa si aspettavano? Ma andiamo avanti. Falcone e Borsellino. Zappalà, dopo aver visto un filmato riguardante Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, aveva commentato: queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro. La frase pronunciata quando il conduttore Enrico Lucci, dopo aver più volte invitato l'ospite a studiare la storia degli eroi siciliani e sottolineato che la mafia è il male, ha mandato in onda una grande foto dei due giudici come esempio proprio degli eroi che combattono la mafia, accolta da un grande applauso in studio. Quello che penso io è che si è cercato volutamente questo. Si è cercato di far vedere i giudici a persone che sono nipoti di ergastolani, gente che è soprannominata Scarface, come il criminale della televisione. Quindi, secondo me, si è voluto proprio cercare non lo scoop, cercare la polemica per fare audience alla seconda puntata del programma. Quindi, le scuse della RAI hanno un po' la coda di paglia, che ne pensate? Perché dopo le polemiche, Viale Mazzini ha definito indegne le parole su Falcone e Borsellino e ha annunciato l'invio di un'istruttoria per ricostruire i passaggi della vicenda. La Federazione Nazionale della Stampa ha chiesto chiarimenti, provvedimenti doverosi ma non sufficienti, secondo il presidente della vigilanza RAI, Alberto Baracchini, che ha chiesto un controllo più rigoroso dei contenuti degli ospiti in trasmissione. La grave offesa arrecata alla memoria dei due esempi luminosi della lotta alla mafia si configura come un evidente omesso controllo da parte della governance del servizio pubblico, alle quali richiedo formalmente un controllo più rigoroso dei contenuti e degli ospiti in trasmissione. Zappalà era al centro di un video trasmesso dal programma che raccontava il fenomeno degli interpreti neomelodici siciliani che cantano in napoletano. Nel video si raccontava appunto anche la storia di Nico Pandetta, nipote del boss Turi Cappello.
Nella clip Pandetta, non presente in studio, raccontava tra l'altro di aver finanziato il suo primo CD con una rapina. Aver finanziato il suo primo CD con una rapina. Nelle sue canzoni inneggia anche allo zio Turi come punto di riferimento della sua vita. Quindi, se si è voluto trasmettere questo video di Turi Cappello, facendo vedere che punto di riferimento della sua vita è lo zio ergastolano che si è finanziato il CD con la rapina, ma se la trasmissione è infuocata su questo, ma è ovvio, cioè la polemica è anche superflua, cioè è la Rai che ha voluto fare questo programma. Contro Pandetta e contro i neomelodici che inneggiano ai boss e alla criminalità si era scagliato nella stessa trasmissione il consigliere della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. Proprio lui è poi il destinatario di un video di Pandetta che mostra una pistola. Poi spiegherà essere un giocattolo, ovviamente, e sosterrà questa versione. E rivolgendosi a Borrelli dice: "Io le pistole ce l'ho d'oro. Io sono onorato di mio zio perché ha fatto 28 anni di 41 bis da innocente." Borrelli ha fatto sapere di aver segnalato il video alla Procura della Repubblica. Paolo Borrometti, sotto scorta per intimidazioni dopo aver svelato le infiltrazioni mafiose a Scicli e gli affari delle cosche della Sicilia sud-orientale, è finito con la sua scorta nel mirino proprio del clan del boss Cappello. Aveva scritto: "Il problema è che personaggetti del genere non meritano di andare in Rai ed è grave che vengano invitati." E aveva invitato la Rai a una presa di posizione. Il conduttore si è difeso precisando di non essere lui l'autore del programma e di non aver invitato Riina o Provenzano in studio. Dice: "Abbiamo invitato un ragazzetto confuso che ha degli idoli orribili." Quindi, di chi è la colpa? Di chi invita il ragazzetto confuso con degli idoli orribili? Ovviamente lo inviti a parlare, lui parla e poi esce lo scandalo. Mi sa tanto di marketing, eh? Che ne pensate?